Ciao bimbi, pronti per una storia? Oggi ho scelto questa, Paolino inconsolabile. Paolino è stato a zonzo tutto il giorno con il suo coniglietto di pezza, Ciuffo. Insieme hanno giocato sulla sponda del ruscello, hanno costruito una nuova capanna nel bosco e infine hanno fatto galleggiare le barchette di corteccia sullo stagno. È già pomeriggio inoltrato quando Paolino torna alla tana saltellando allegramente. Appena arriva a casa, Paolino si toglie il cappuccio dove di solito mette Ciuffo quando escono insieme. Ma il suo piccolo amico non c'è più. Paolino ha un tuffo al cuore. Dove sarà finito Ciuffo? Mamma, devo uscire di nuovo, esclama. Ho dimenticato Ciuffo da qualche parte. Allora corri subito a cercarlo, risponde la mamma, ma torna a casa prima che faccia buio. Perché non chiedi a Nocciolino di accompagnarti? Quattro occhi vedono meglio di due. Paolino e Nocciolino frugano dappertutto. Cercano nel ruscello, cercano nel bosco, cercano nello stagno e lungo i sentieri di campagna, ma Ciuffo non c'è da nessuna parte. Dove si sarà cacciato? Si chiede Paolino disperato. Vieni, Paolino, dobbiamo tornare a casa. Fra poco sarà notte, dice Nocciolino. Continueremo a cercarlo domani. Vedrai che lo troveremo. Per cena, mamma Coniglio ha preparato la minestra di rape. Tutti in famiglia ne vanno matti, ma Paolino stasera non la tocca nemmeno. Che succede? Si meraviglia la mamma. La minestra di rape la mangi così volentieri di solito. Oggi non ho fame, risponde avvilito Paolino. Non riesce proprio a mangiare, al pensiero di Ciuffo, tutto solo, chissà dove, là fuori, al buio. Quella notte Paolino non fa altro che girarsi e rigirarsi nel letto. Cos'hai? Bisbiglia Nocciolino. Ah, non riesco a dormire, mi viene sempre in mente Ciuffo. Non preoccuparti, lo rassicura il fratello maggiore Prezzemolo. Domani ti aiuto io a cercarlo. Violetta sguscia fuori dalle coperte e porgendogli la propria bambola gli dice: Tieni, Paolino, ti presto la mia bambola di stoffa, così per stanotte non dovrai dormire da solo. Grazie Violetta, è un pensiero molto gentile, dice Paolino. Si rannicchia sotto le coperte, stringendo a sé la bambola di Violetta, ma anche così non riesce a prendere sonno. Nel bel mezzo della notte, Paolino si intrufola nella camera di mamma e papà. Mamma, singhiozza, mamma, cosa faccio se non riesco più a trovare Ciuffo? Mamma Coniglio alza le coperte e lascia che Paolino si infili sotto al calduccio. Lo tiene stretto a sé finché non smette di piangere e poi gli sussurra: Domattina presto usciremo tutti insieme a cercare Ciuffo. Vedrai, lo troveremo. L'indomani mattina tutta la famiglia esce in cerca del coniglietto di stoffa perduto. Frugano dappertutto. Ma di Ciuffo nemmeno l'ombra. Povero piccolo Paolino, pensa la mamma, e tornata alla tana, tira fuori il suo cestino da cucito. Quando Paolino, stanco, pallido e triste, arriva a casa, la mamma lo chiama. Nasconde qualcosa dietro la schiena. Indovina che cos'è? Gli dice. Ha due lunghe orecchie a penzoloni, quattro zampe e un pancino grosso e morbido. Ciuffo! Hai trovato Ciuffo! Esclama Paolino. Beh, no, Paolino, non è proprio Ciuffo, risponde la mamma porgendoglielo. Ti ho cucito un altro coniglietto di stoffa perché mi piange il cuore a vederti così triste. Sei contento? Sì, mamma, grazie, mamma, dice Paolino mogio. E le dà un bacio.
Paolino porta a letto con sé il nuovo coniglietto di pezza. È grande come ciuffo, è morbido e tenero come ciuffo, è perfino un po' più carino del vecchio ciuffo, con quelle sue orecchie tutte consumate sulla punta a forza di mordicchiarle. Ma non è ciuffo. Forse devo soltanto abituarmi, sospira Paolino, e posato il coniglietto nuovo sul cuscino accanto a sé, si addormenta. Passano i giorni. Ormai Paolino ha smesso di cercare ciuffo. Qualche volta porta con sé a giocare il nuovo coniglietto, anche se non riesce ancora a volergli bene. E la vita va avanti come sempre. Il sole brilla, i fiori sbocciano e un bel giorno Paolino torna a giocare dalle parti dello stagno. Mentre cammina nel folto del bosco, da qualche parte un uccellino comincia a cantare. Che canto meraviglioso! Paolino alza la testa per vedere dove è posato l'uccellino e là, proprio là sopra! Lassù, in alto, c'è lui, ciuffo, che ciondola appesa a un ramo. Ciuffo, grida Paolino. Ciuffo, razza di monello, come hai fatto a cacciarti lassù? Ciuffo non risponde. Paolino si arrampica sull'albero, lo porta giù e stringe al cuore il suo piccolo amico. Ah, ciuffo, caro ciuffo, gli sussurra nell'orecchio. Poi si gira e corre a casa. Mamma, papà, ehi, voi! Ho ritrovato ciuffo! Quella sera Paolino ha qualcosa da dire alla sua mamma. Adesso so finalmente che nome dare al coniglietto nuovo. Lo voglio chiamare Piluffo. Stanno bene insieme, dice la mamma. Ciuffo e Piluffo. Paolino fissa a lungo Ciuffo e Piluffo e poi sospira. Adesso ho due animaletti di stoffa. Ma quello a cui si vuole veramente bene è uno solo. E allora Paolino va dalla piccola Margherita che scalcia nella sua culla. Guarda Margherita, questo è Piluffo, le dice. Te lo regalo e tu devi volergli bene come io ne voglio al mio ciuffo. Ci salutiamo bimbi? Mano destra sulla spalla sinistra, mano sinistra sulla spalla destra, un abbraccio forte 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 e un bacio. Ciao!